uno squillo di tromba in 90 minuti, o meglio in 180 compresi quelli della gara d'andata. Arriva a metà della seconda frazione della sfida giocata al Comunale di Trani, punizione di Scialpi e colpo di testa vincente in area avversaria di Sani. È il gol che decide partita e qualificazione in favore del Barletta, che vola così ai quarti di finale di Coppa Italia Dilettanti Puglia. La Vigor, vincitrice nella passata stagione del titolo regionale e finalista a livello nazionale, saluta la competizione con un bel po' di rimpianti. Derby della BAT, atto secondo, ricco di ex ma avaro di emozioni, padroni di casa in campo con la formazione tipo. Gli ospiti recuperano a centrocampo Milella, bloccato dal giudice sportivo all'andata. C'è uno degli ultimi due arrivati, Diomandé, l'altro, Telera, uno dei tanti ex di turno, è squalificato. Trani pericoloso in avvio, sarà una delle pochissime emozioni della prima frazione. Un'altra arriva prima del decimo minuto. Bartoli prova a colpire con la soluzione incrociata sul palo di Sansonna, ma la sua conclusione si perde sul fondo. L'unica traccia nel primo tempo dei biancorossi scesi in campo in maglia nera è questo tentativo di sorprendere Petranca dalla distanza di Giuseppe Negro, che però fa soltanto il solletico all'estremo dei tranesi. La Vigor ci prova dalla parte opposta con uno schema su calcio piazzato. Bella idea di Prete, ma Mattia Negro spreca tutto. 0-0 all'intervallo. Novità tra gli juniores del Barletta al rientro dagli spogliatoi. Dentro Fanelli, fuori Rizzi. Barola lascia il centro e va a fare il terzino. Succede praticamente nulla per 25 minuti. Poi il gol. Scialpi pennella su punizione. Sani fa il cecchino in aria e porta in vantaggio la formazione di Franco 5. I due tecnici cambiano. Dentro lo russo per Giuseppe Negro, tra gli ospiti Giuseppe Sangirardi, l'allenatore della Vigor. Si gioca il tutto per tutto. Rinuncia ad un centrocampista Prete ed inserisce un attaccante in più, Mongello. La punizione indirizzata da Mattia Negro in aria viene neutralizzata in presa alta da Sansonna, altro ex della partita. L'occasione migliore per il pareggio arriva in pieno recupero. Guerra batte il calcio piazzato, Modesto gira di prima intenzione, ma la sfera termina alta sulla traversa. Un eventuale gol in ogni caso non sarebbe bastato in chiave qualificazione per la Vigor. Finisce così 1-0 per il Barletta, che accede ai quarti di finale ed arriva con un buon morale in vista dell'esordio di domenica prossima in Eccellenza contro la Vetrano in trasferta. Il Trani invece saluta la Coppa Italia Dilettanti e potrà concentrarsi ora soltanto sul campionato. Domenica per i biancazzurri c'è l'insidioso impegno esterno con il Molfetta Calcio a Paolo Poli.